Bene, allora questa storia, che è poi la mia storia, viaggia nella notte dei tempi e naturalmente spesso mi ritrovo a spiegare perché maestro e non maestra. Perché nella mia lingua, su maestu indica un infinito, quindi una persona che insegna arte, che non ha niente a che vedere con samaista, che è invece l'insegnante a scuola. È vero che si tratta di scuola anche in questo caso, è vero che negli anni 70 si è cercato di chiamare maestre i maestri, ma è altrettanto vero che non va bene perché l'origine accompagnata da una lingua molto antica. Allora, le uniche scritture di quest'arte sono in biblico. Quando vuole l'efod del sacerdote Aronne, in Esodo, dice che lo vuole in viso, ritorto, sbiondato in succo di alghe, ricamato a vari ricami tessuti. In porpora rossa, porpora viola, scarlatto e oro. Ora, solo le donne acqua avevano il compito di creare questi manufatti. E quindi, che cosa è il bisso? Da non confondere con la garza di lino, che nei primi del Novecento viene chiamata bisso. Ma il bisso è invece una fibra marina. Ce la regala la pinna nobilis cetacea, che è il più grande bivalve mediterraneo, che vive 25 anni, raggiunge altezze di 1,10 m e naturalmente è un animale che purtroppo in questo momento sta vivendo una fase terribile. Cioè sta scomparendo come specie. E quindi dobbiamo stare molto attenti, attenzione a non dare retta a internet, perché il bisso non si deve comprare e non si deve vendere. Il bisso, c'è un museo nella mia isola, che è di tutti, perché secondo la mia promessa a mia nonna, tutto quello che io sono, tutto quello che io prego, tutto quello che io costruisco non è mio, è dei vostri nipoti. Quindi non si deve comprare niente, nella mia stanza c'è un bel cartello, la fretta non abita qui. Perché la mia arte non si può fare in fretta, bisogna ricavare la fibra e io uso quella delle mie nonne, delle mie bisnonne e speriamo di poter vivere altri 100 anni per utilizzarla tutta. Infatti vado piano perché così mi avanza molta vita, perché è un materiale molto speciale. È un materiale, prima di tutto, non ha peso e non ha tatto, per cui poggiato sulla mano non si sente e non ha nessun peso. Detto questo, parliamo un po' di trasmissione orale diretta, che vuol dire che ti alzi con tua nonna, vai a dormire con tua nonna, vai al mare con tua nonna, rientri a casa con tua nonna e frui il telaio di tua nonna quando tua nonna sta dormendo. Poi quando si alza ti dice: qualcuno ha toccato il mio telaio. E tu ti rendi conto che magari non dovevi toccare niente.
Allora, io nasco nel 1955 e mia nonna porta il suo telaio alla Benedizione delle Arti a Sassari, dove i gremi presentano le arti. Quindi, quando nasceva un erede, il maestro portava il suo attrezzo a benedire perché era nato un altro maestro e bisognava cominciare la strada. Anche io chiaramente ho una nipotina, per cui ci sarà un altro maestro dopo di me che continuerà la strada. Però cosa ci vuole perché la strada continui? Intanto bisogna entrare nell'anima dell'arte. Le arti non sono fatti, le arti sono anima. Nel mio caso il suono è le mani, sono l'anima della mia arte. Quindi io in fretta non faccio niente. Perché il bisso, se tu fai in fretta, non ti regala il suo oro. Quindi nasce bruno, nasce marron, poi col suono e con il formulario ereditato da mia nonna si trasforma e diventa oro purissimo in luce. Come vedete, è difficile raccontare cosa succede con le mani, perché la mia arte, per una parte, è fatta di tocco, è fatta di emozione, è fatta di suono, è fatta di acqua, per cui è difficile far capire esattamente cosa si intende. Però io almeno sulla mia mano voglio farvi vedere cosa intendo. Un minuto e arrivo. Eccomi. Allora. Vi ho detto che è marron. Cerco di farvelo vedere. Poggiato sulla mia mano. Non ha il peso e non ha il tatto, quindi non si sente. Poi con questo strumento, chiaramente molto antico, è un fuso, diventa filo. Così. Vedete? Le mie mani sono abituate poi a fare il filo. Per imparare questo movimento ci vogliono molti anni. Perché diversamente dalla lana, dal lino, dal cotone, dalla canapa, dalla juta, il bisso è molto, molto, molto corto come fibra. E adesso io provo a farvi vedere. Ecco, vedete? Il filo è fatto. Ora, cosa c'è dietro un filo? Dietro un filo c'è. Impari a conoscere cosa l'acqua ti regala,
e impari a conoscere soprattutto cosa è vivere una vita intera regalando la tua vita prima all'acqua e poi al mondo. E questo lo fai con una promessa che adesso io vi recito, tradotta in italiano, perché se ve la recito in lingua non credo che tutti possano capire. Allora, ponente, levante, maestro grecale, prendi la mia anima e buttala nel fondale, che sia la mia vita per essere, pregare e tessere. Per ogni gente che da me viene e da me va. In Terregannai è un punto della mia isola, Sant'Antioco, che si trova a sud-ovest di Sardegna, è il punto più vicino all'Africa. Quindi può voler dire che molta di quella gente è andata e venuta, è venuta andata da quel canale per scambiare arte, scambiare anima, scambiare movimento e creare bellezza. Quindi le arti sono l'anima del mondo. Tant'è vero che dice in terre gannai, senza terra, senza nome, senza confini, senza colori, senza denari. Essi porterò in superficie il filo dell'acqua. Per essi tesserò il filo dell'acqua che a tutti apparterrà. Sarà di donna e bimbo il mio pregare all'alba e il mio pregare di sera di uomo che li accompagna. Da essi riceverò in umiltà e pace quanto vorranno e potranno per il mio vivere sano. Quindi un maestro vive di doni. Deve, sceglie. Non è una fatica, è una scelta. Perché se non lo scegli, non è possibile. Quindi io ho scelto in nome del leone dell'anima mia, del grande padre, della grande madre, così era, così è e così sarà. Quindi chiedere a me di uscire dal mio giuramento è vendere e comprare storie di cose provate nei primi del Novecento. Non va bene. Allora, nei primi del Novecento, Giuseppe Bassanò a Cagliari, Italo Diana a Sant'Antioco, Mastro 5 a Taranto, tentano e falliscono perché tentano di fare una industria del bisso. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che hanno distrutto mezzo Mediterraneo per provare a fare cose da vendere. Allora, le donne devono rimparare che non hanno bisogno di nessun uomo per fare la loro arte. Quindi questi organizzatori di donne, scusate, questo modo c'è stato anche nella mia città, non va bene, perché con una mente maschile hanno cercato di fare un'industria di bisso. Allora, un animale che abbia, secondo la mia collaborazione con l'Istituto di Biologia Marina e vari istituti nel mondo, compresa la facoltà di farmacia,
di chimica di Bologna, compreso il Max Planck di Berlino, compreso biologia marina di Cagliari e tutte le altre. Allora, un animale ti può regalare, e chiaramente questo è stato fatto solo in sperimentazione biologica, 10 grammi di grezzo in un anno, che diventano un grammo di pulito, che in un anno diventano 21 metri di filo ritorto disponibile. Quindi quale industria vogliamo fare? Perché si fa in fretta a dire, ah, ma erano maestri, ma maestri di cosa? Allora, Giuseppe Bassarnaud prova a fare un'industria Carloforte perché ricordava la mantellina che sua mamma usava per andare a unirsi con gli ebrei di Cagliari in sinagoga. Italo Diana prova nel 1938 e nel 1939 finisce tutto, riunisce delle donne che sapevano già tessere perché facevano l'orbace per le divise di allora. E cosa costruiscono queste donne? L'arazzo per il duce con il bisso? Non mi pare molto industriale. Io penso che magari, e poi di chi vogliamo parlare? Di Mastro 5 a Taranto, che riunisce anche lui delle donne che sapevano tessere per fare, provare a fare guanti? Hanno idea di che quanto bisso ci vuole per fare un guanto? Io ho costruito con un bisso di mia bisnonna, Elena Pintus Gregu, una cravatta per mio marito, e a costruirla ci sono voluti 7 anni. Quindi, quale industria stiamo parlando? Allora, il bisso o si tiene, come ho fatto io, si crea un museo dove la collezione è esposta al pubblico e non appartiene a nessuno, è di tutti, oppure rimettiamolo in acqua, che sta benissimo lì. Allora, in un'arte bisogna amare, amare, poi amare e poi amare. E forse si riesce a trasferire. Se no, non si trasferisce niente. Allora, io amo che i giovani vengano a trovarmi. Qui ci sono i fusi, quindi se i ragazzi e le ragazze vogliono imparare a filare, vengono da zia e zia gli insegna a filare lana, lino, cotone, canapa, juta, agave, ortica, ginestra, alga corallina. Il bisso lo fila zia. E poi chi verrà dopo di zia? Chi vuole venire da me può imparare a cucirsi i pantaloni, a tagliarsi le gonne, a usare i ferri, l'uncinetto, l'ago, il telaio. Può imparare a tessere senza telaio, col sistema nuragico. Ci sono miliardi di cose da fare nella mia stanza. Basta venire a trovarmi. La mia scuola è gratuita. Nella mia stanza c'è la cassetta delle offerte. Perché tu potresti averne o non averne,
salvo il tuo diritto di conoscere quello che io ho avuto in regalo. Questa è arte. Questa è l'arte. Quindi quello che si sta facendo, e cioè chiudere i posti d'arte, sapete perché non va bene? Perché si sta cercando di cancellare l'anima. L'anima è suono, è acqua. L'anima è l'essenza che permette al nostro cervello di non perdersi per strada. E la cosa che lo fa perdere è il denaro. Attenzione, il denaro è un mezzo che l'uomo ha creato. Allora, io mi alzo la mattina, molto presto, quando voi ancora dormite, prego per la pace del mondo. Le mie preghiere sono molto antiche, e quindi sono in lingua. Poi vado in stanza, poi hanno creato un'associazione tutti i giovani che vengono da tutto il mondo, che si chiama Il Filo dell'Acqua, dove tutti possono entrare. Che abitino qui o in Giappone non cambia niente. Io alunni australiani, giapponesi, inglesi, francesi, tedeschi, italiani, sardi. Io non li ho questi confini. L'arte non ha confini. Non può avere confini l'arte. L'arte è l'arte. Poi diventa italiana, diventa francese, diventa inglese. Ma l'arte è arte. Bisogna cancellare l'idea di separare l'anima dal cervello. Non fa. Per questo nella mia arte ogni tanto c'è anche una riunione dei miei ragazzi con me, quindi un cerchio unito per le mani per imparare a tenersi per mano senza rendersi conto e entrare in un suono molto antico. E poi lavoriamo assieme, cantiamo assieme, giochiamo assieme, ridiamo assieme, costruiamo assieme. Questo è arte. Che vita ho fatto? Ah. Ho avuto la grande fortuna di vivere in una casa magica. Il mio bisnonno era un maestro di sartoria da uomo, la mia bisnonna era un maestro di ricamo in oro e argento per paramenti sacri, mia nonna era un maestro di tele da museo, zia Carmelina era una donna medicina, perché io ricavo anche i colori delle fibre a freddo dalle piante, senza additivo chimico nel finissaggio. Mio nonno era un maestro in restauro affreschi per le basiliche.
Io non potevo tanto andarci appresso perché era uomo, quindi ai miei tempi le ragazze non andavano in giro negli ambiti maschili. E quindi io ho vissuto in una casa dove l'arte si respirava perché il fratello di mia nonna era un monsignore esperto in lingua antica, sanscrito, ebraico, aramaico, greco e latino. Le lingue antiche, il fare, il modus operandi. Cosa vuol dire togliere il latino dalle scuole? Ci sono scuole, quella è la nostra origine. E come facciamo se vanno via tutte le enciclopedie che sono i nostri nonni, i nostri anziani, a continuare la strada? Su quali rami possiamo volare se vengono spezzati? Io dico una casa magica perché in ogni stanza c'era un'arte diversa. E io ho potuto godere di tutto quello che c'era in quelle stanze, oltre ad acquisire chiaramente la pazienza di ascoltare. Di ascoltare tutto quello che veniva raccontato piano piano, senza fretta. Oggi si ha fretta di iniziare. Poi si affretta di finire. L'arte non finisce mai. Chi vi ha detto che l'arte finisce? Non esiste la scuola dell'arte finita. L'arte è sempre in evoluzione. Non finisce mai. Se vi dicono che fare arte significa non studiare, l'arte lasciate perdere, perché vi stanno dicendo una stupidaggine. L'arte è studio continuo. Studiare arte significa studiare per una vita intera. E non sempre si arriva. Quindi bisogna trasmettere lo studio in modo che continui a studiare. Quindi, cosa vogliamo fare? Venite tutti da me e facciamo un telaio senza telaio che tessa una tela per ogni paese di ognuno di voi che arriva? Facciamolo. Ci mettiamo in collegamento attraverso queste belle signore. E montiamo un telaio senza telaio e tessiamo una cosa che si chiama anima. Possiamo tessere un tessuto con ogni racconto di ogni vita di ognuno di noi, dando a ogni vita un colore. Poi tingiamo la lana, la filiamo, cominciamo una tela dalla mia stanza e la facciamo viaggiare per tutto il mondo. È una sfida? Mi piacciono le sfide. Beh, io sono un maestro Monella, eh. Non sono molto diplomatica, in genere dico quello che penso e quindi per questo non piaccio molto,
avevo fatto un museo e dopo 10 anni di monumenti aperti un sindaco l'ha chiuso perché l'impianto elettrico del suo locale non era a norma. Bene, i miei ragazzi hanno fatto un'associazione, abbiamo acquistato uno spazio, la regione è intervenuta a dare una mano ai ragazzi e c'è il Museo del Visso di Chiaravigo, la stanza del Visso, che è aperta. Questo ve l'ho detto perché voi quante stanze di maestri volete chiudere? Sprecate tanti soldi per fare stupidaggini. Perché non aiutate i maestri a fare scuola? Maestro non ha bisogno di molte cose. Attrezzi, mani, suoni e anima. Allora, quando cominciamo con questa tela? Perché adesso ho incuriosito chi mi ha invitato, quindi ci si dovrà organizzare. Perché quello che sta mancando, attenzione, è l'incontrarsi. Noi non possiamo continuare così. Cioè, le arti non sono le bancarelle di biglietti. Io sono molto arrabbiata per questo. Cosa vuol dire che se un ragazzino povero non ha il biglietto d'ingresso, non entra in un museo che è suo? Cioè, lo Stato spreca tanti soldi per stupidaggini, compresi banchi a rotelle vari, e poi abbiamo il biglietto del museo. Ma il biglietto di cosa, scusate? Ma perché secondo voi un Caravaggio, quando ha costruito la sua opera, l'ha costruita perché facessero i biglietti? Bisogna fare qualche passo indietro verso un modus operandi semplice. Perché allora i ragazzi oggi, noi andavamo nelle botteghe dei maestri a incontrarci, a vedere, a capire, a imparare. Mia nonna aveva la casa piena di giovani, ok? Allora, i giovani oggi per incontrarsi dove devono andare? Al bar, al pub e per strada. Dove sono finite le botteghe aperte dei maestri? Perché un artigiano ha un'altra funzione, perché ha la funzione di costruire delle cose che poi vende, giusto? E non ti può neanche far entrare. Perché se non sei, come si dice, assicurato e non so che altro, cioè, ma cosa aveva in testa quello che ha fatto questa norma? Allora, io ho costruito lo stemma di Collegno, di Coazze, di Bergamo, di Barletta, di Bolzano, di Brindisi. Poi ho costruito l'arazzo per il Museo del Merceologico della Sapienza di Roma, la Natività al Museo Nazionale delle Arti a Roma, il Rosario di Benedetto XVI, la Stola di Papa Wojtyla. Ho costruito l'Albero della Vita per il Louvre di Parigi. Donne lune per il British Museum, il basilisco di Basilea al Museo delle Arti di Basilea. Ho costruito la cravatta, ho costruito il tessuto, ho costruito
la Vladimirskaya. La Vladimirskaya è una icona dove nella scrittura è scritto che il bimbo signore è vestito di bisso. Io l'ho riprodotta in bisso. Ho costruito l'albero della vita che ho destinato alla scuola di restauro in Austria a Vienna. Ho costruito la cravatta. Ho costruito circa, nella mia carriera, 98 opere che sono nei musei del mondo. Ogni mia opera è stato un dono, perché io ritengo che un maestro debba donare quando è vivo quello che ritiene a un'istituzione pubblica perché possa essere di tutti. E diciamo che ho visitato il mondo. Le ultime due mie visite sono state a Hong Kong, la mostra internazionale, e Malta, ospite chiaramente del Centro Italiano di Cultura. Uno studio molto importante della mia carriera da maestro è stato lo studio del volto santo di Manoppello, che è di Bisso. E diciamo che adesso mi sto occupando di colore, quindi sono in collegamento con un professore dell'Università di Israele attraverso l'Università di Cagliari, perché tutti sono curiosi del mio blu. L'ultimo pezzo che io ho costruito è lo stemma dell'Università di Cagliari, che è blu, con la Madonnina in bisso. Ho costruito l'aquila bianca dell'Università di Varsovia e ho costruito Santa Caterina, che è lo stemma dell'Università di Siena. Chiaramente c'è anche tante persone che aspettano, però devono capire che non è che una mia opera si fa in 5 minuti. Tutti, io capisco che vogliono, a me fa piacere, però bisogna avere la pazienza di aspettare, perché non è un lavoro semplice e bisogna avere la pazienza che io, oltre a tutto questo, ho tutti gli impegni di studio e quindi chiaramente ci vuole più tempo. Però sì, ho costruito molte opere che sono nei musei del mondo. Esistono dei disegni come l'albero della vita o fiore di melograno che sono antichissimi e della mia famiglia. Poi esiste chiaramente la mia visitazione di quelli che sono i simboli più antichi che io uso nelle mie opere. Ma in genere quando destino un'opera a un museo, in genere uso i disegni di famiglia. Difficilmente uso una cosa mia, almeno che non si tratti di istituti d'arte. In quel caso costruisco un'opera mia della quale poi faccio donazione, chiaramente. Perché camminare sul filo della memoria è quello che un maestro deve fare. Un maestro come fa a trasferire un'arte se non cammina sul filo della memoria precedente? Come fai a costruire una tela se prima non fai l'ordito?
Io voglio costruire con voi un ordito che sia utile a tutti per camminare nel filo della memoria delle loro nonne. Si mettano a parlare con le loro nonne e i loro nonni, che non è vero che non hanno niente da dire. Hanno molto da dire. Bisogna avere la pazienza di ascoltare. Io penso a me che io ho vissuto con praticamente sei, più giovane avevo 80 anni. Quindi chiaramente io sono cresciuta in un ambiente dove la pazienza è l'arma che ti permette poi di acquisire quello che loro hanno, perché in casa mia la pazienza era legge. Cioè, chi non ha pazienza, che vuole andare in fretta, non va da nessuna parte. Le arti non si possono fare in fretta, è inutile illudere i giovani che possono imparare un'arte via internet. Non è vero. Ti stai prendendo in giro perché io ti posso far vedere un ricamo via internet. Se non ci sono due mani che prendono l'ago e te lo fanno vedere e provare, tu non impari nulla.